Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa perla tutta italiana, sia di brand sia di manifattura della moda, se così possiamo dire. Siamo di fronte all'ennesimo capolavoro del nostro caro Didi Mode Passion, che saluto e rinnovo tantissimo i miei soliti complimenti per tutto quanto, per la qualità della moda, per le tipologie di moda che ci sta portando e potrei star qui ore e ore a fare i complimenti, ma davvero un inchino e un grazie tantissimo per i tuoi capolavori. Siamo di fronte appunto al Vaschieri, uno spandiletame tutto italiano della medesima ditta, appunto Vaschieri Lorenzo, che si trova a Castelvetro di Modena, in provincia di Modena. E questa è la prima volta che, diciamo, appare in Farming Simulator questo spandiletame. Sono davvero davvero contento di vederlo, anche perché comunque è un'attrezzatura che è molto comune nella mia zona, quindi si vede spesso, e ritrovarlo nella nostra realtà simulata penso possa davvero fare un gran piacere, soprattutto per chi vuole appunto emulare la realtà, diciamo, delle proprie zone, a maggior ragione appunto della mia stessa zona. Allora, qui davanti ho preparato due modelli. Come ben vedete, ce n'è uno più piccolino, due assi, e uno più grande, tre assi. Abbiamo l'L160, che è quello da 16 metri cubi, e l'L200, che è quello da 20 metri cubi. È uno spandiletame a spandimento anteriore laterale. E ha alcune particolarità, ci sono appunto differenze di modello. Ovviamente la funzione e quello che fa è sempre lo stesso, però ci sono alcune differenze tecniche e anche strutturali per quanto riguarda proprio la mod. Comunque è solo una questione di modellazione, poi vi spiegherò, vi mostrerò tutto quanto. Bene, io ho già preparato appunto le due versioni, dicevo, il tre asci è quello che andremo a provare, ve l'ho anche già preparata dirtata e usurata, così potete ammirare anche il lavoro di texturizzazione che è stato fatto sotto questi due punti di vista, e basta. Prima di soffermarci ovviamente a vedere tutti i dettagli e quant'altro, spiegarvi le funzioni, andiamo ovviamente come sempre in montagna, dove sto andando. Qua ci dovrebbe essere lo Scorpion, sì, e andiamo a vedere ovviamente tutto quanto allo store. Quindi, a proposito, prima che so già che mi chiederete dove, cosa, come e quando, qui sono nella Greenwich Valley. È una mappa che mi era stata segnalata anche in un episodio della carriera. Mi sembra ci sia stato uno che mi avesse detto appunto di darci un'occhiata. Ci ho dato un'occhiata e davvero è un'ottima mappa. Ci avevo fatto anche qualche screen dell'Axion TerraTrack e della John Deere 9009 sulla mia pagina, perché appunto mi seguisce anche lì. Le ho fatte appunto in questa mappa. Devo dire che merita, non ve l'ho presentata. Adesso vedrò se avrò un po' di tempo, un attimo, per fare una presentazione. Ma davvero bella, ottima sotto tutti gli aspetti. Ovviamente, come sempre, ragazzi, vi deve piacere lo stile. Qui siamo in puro e perfetto stile British, ma davvero pollice in su. Quindi, se avete voglia, tempo, dateci un'occhiata, magari vi piace. Ok, allora torniamo con i piedi per terra e andiamo al nostro store. Quindi sezione attrezzi, categoria di spandiconcime, spandiletame, insomma, quello che volete dire, li troviamo qui in fondo. Come vi dicevo, appunto, abbiamo due modelli, l'L160 da 32.000 euro di prezzo base, 120 cavalli di potenza richiesta, 16.000 litri di portata, e qui abbiamo l'ampiezza di lavoro, che appunto possiamo regolare quanto riesce a lavorare, quanto potete espandere. Quindi si parte da, mi pare, un minimo 6 metri fino ad arrivare a 10 per questo piccolino e 12 per quello più grande. Quindi andiamo dentro, vediamo un po' le configurazioni. Ragazzi, abbiamo solo la possibilità di configurare la gommatura. Io la Lizard la scarto a priori, ben sapete. Comunque abbiamo due design che diciamo cambia la verniciatura del cerchio, come ben vedete. Ecco qui. Ok, poi abbiamo la Michelin. Qui, oltre che al cambio, diciamo, di verniciatura del cerchio, abbiamo anche la possibilità di cambiare la tappatura, quindi il tipo di gomma.
Vedete che ha un disegno diverso e anche una larghezza diversa. Questa qui seconda è un po' più stretta e ok, qua abbiamo sempre la stessa questione dei cerchi. E bene, quindi potete scegliere quello che vi pare e piace. Poi abbiamo Trelleborg col design, con le due voci che ci danno la possibilità appunto solo della questione della verniciatura dei cerchi senza cambio, diciamo, di gomma stessa. Ok, perfetto. Questo, ragazzi, ha tre assi, ha le stesse identiche configurazioni di gommature, eccetera, quindi non sto qui a farvele vedere. E ovviamente, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di avere 2 metri in più di larghezza di spandimento e 20.000 litri di portata, 160 cavalli di potenza richiesta, quindi 40 cavalli in più dell'altro e basta, 40.000 euro di costo base e perfetto. Boh, non ho altro da mostrarvi allo store, quindi andiamo ovviamente a vederli. Qui abbiamo delle differenze strutturali. La prima, diciamo, ovviamente più evidente è la dimensione e tutto quanto. Poi abbiamo la differenza di assale, che in questo qui a tre assi troviamo un assale, una sospensione con una sospensione pneumatica con assale sterzante nel primo e nell'ultimo asse. Qua vedete appunto i soffietti, i pistoni di sospensione idraulica e tutto quanto. Guardate che razza di lavoro che ha fatto sugli assali. Guardate un'occhiata anche al dirt, qua abbiamo il pistone tendicatene, che ovviamente è solamente figurativo. Ecco qui, qua vedete il pistone per lo sterzo posteriore, qua vedete sempre i soffietti, abbiamo le catenarie, eccole qua. Guardate che accendo la luce, se no non vedete una tega. Ok. Diamo un'occhiata anche all'usura interna nel fondovasca. Guardate che spettacolo. Pazzesco, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, sì. Come ho detto prima, spandimento laterale. Vedete le ventole e tutto, le spatole. Ovviamente cavetteria idraulica, pneumatica ed elettrica tutto a posto. Ecco qua. Qui lateralmente abbiamo, diciamo, la sponda idraulica che possiamo aprire. Ecco qui. Lo sportello, sponda, come volete chiamarlo. Qua ovviamente tutto animato, catenaria, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non serve dirlo. Qui abbiamo il due assi, il più piccolino, che ha una sale differente. Qui abbiamo una sale a bilanciere non sterzante, ovviamente. Ecco qua. Qui questo è proprio nuovo di stecca, non è stato usato, quindi questa è la sua verniciatura nuova. C'è anche una differenza, ragazzi, qui. Beh, un po' si è usurato perché vabbè, è passato un po' di tempo. Comunque, dicevo, c'è un po' ovviamente di differenza qui nell'anteriore. Vedete? Nella cupola qui laterale è un po' diversa. Vedete, si vede anche da davanti. Ok, stessa cosa, sportello anche su questo, insomma, vedete qua lo potete vedere chiuso. Alcune di stazionamento, vedete ancora meglio l'assale, mortacci sua, ecco qui. Poi ovviamente ve lo farò vedere anche un po', andremo a fare un percorso trial, che così vedete la movimentazione, perché non sono messi lì, diciamo, solo per figura, ma funzionano, quindi le sospensioni, i soffietti, i pistoni vanno su e giù, quindi è tutto funzionante, a posto, perfetto. Poi lo andremo ovviamente a provare. Ok, bene, quindi io direi di prendere il nostro caro Scorpion che è qui che scalpita, anzi, prima agganciamo il nostro bell'Arion al spandiletame.
qua, perfetto. Vi mostro ragazzi subito la questione dell'interattività. Vedete che abbiamo con il control sinistro, tenendo premuto control sinistro e tasto N e M, aumentate e diminuite diciamo, l'ampiezza di lavoro. In questo caso appunto possiamo andare ad un minimo di 6 metri fino ad arrivare ad un massimo di 12 metri per i tre assi e 10 metri per i due assi. Poi abbiamo il tasto X per la chiusura dello sportello laterale, eccolo qua. Ok, perfetto, quindi questa diciamo è la sua interattività. Buenos, allora chiudiamo, spegniamo l'Arion e andiamo a prendere lo Scorpion, così facciamo un bel carico. Via. Che lavoro di merda, è proprio il caso di dirlo. Qua, ho due o tre giri. Ci voleva sto spandiletame, veramente sono contento di vederlo. E penso anche molti di voi, soprattutto i miei compaesani che sono in ascolto. Altre due, tre vennate, dopo siamo a posto. Ok, sull'ultima. Là. Starci tutta in teoria. Yes, buenos. Vediamo, siamo qui lo Scorpion. Facciamo neanche qua tutti pieni, beh, va bene lo stesso. Abbiamo già gli sterzanti ragazzi, primo e ultimo asse. Rispettate la cavalleria perché si fa sentire sia a tirarlo, portarselo dietro, che anche quando si, diciamo, attiva la presa di forza. All'occhio. Qua siamo anche belli in salita. Bene, mettiamoci un S limiter, facciamo 10 dai. Allora, che ampiezza abbiamo? 12 metri. Beh, allora facciamo così. Scusate, non devo aprire la portiera, se no non buttiamo fuori una cippa. Ok. Ovviamente ragazzi, più
alta è, più ampia è la, diciamo, la larghezza di lavoro, più velocemente scarica e prima finite il vostro letame all'interno. Quindi adesso siamo al massimo. Vedete che se facciamo 6 metri diminuisce, diciamo, la velocità con cui scarica. Man mano che aumentate, aumenta la velocità di scarico e finite ovviamente prima il vostro carico. Regolatevi voi, vedete voi, insomma, cosa fare, come fare. Adesso qua non riesco a farvi vedere le sospensioni, però poi andiamo una stradina, che così vedete, qua vedete già le catenarie in funzione. Date un'occhiata qua alla ventola frontale. Buenos. Facciamo il giro, così lo scarichiamo del tutto. Con questi spandi letame laterali dovete sempre fare il giro, tornare indietro. Un po' differenti, diciamo, in maniera di utilizzo da quelli a scarico posteriore. Mortacci sua di pali. Bene, allora. Beh, qua abbiamo ancora un po' di carico, quindi posso andare a farvi vedere un po' la questione sospensioni, che così con un po' di peso si nota ancora di più. Potete già vederlo da qui. Guardate che roba. Questa stradina qua che è un po' un bel su e giù, metto un po' piano. Pazzesco. Ok, qua facciamo un attimo di retro, senza far malanni. Torniamo di là. Starei qua ore ad andare avanti e indietro così a letame. Basta, beh, l'altro ragazzi io non ve lo mostro, insomma la questione è la stessa, non cambia nulla, diciamo, solo appunto per la capienza e raggio di spandimento e assale, per il resto diciamo è uguale.
Ok, quindi spegniamo il nostro caro Arion e basta. Io ragazzi non ho altro da dire, spero di aver reso giustizia a questo modo con questa mia presentazione, spero abbiate visto che lavoro ha fatto di The Mod Passion, cosa ci ha portato e davvero non ho parole, non ho parole. Non credo ci saranno altre versioni, altri update. In ogni caso, ragazzi, la mod la trovate nel modhub. Probabilmente verrà fatta una versione mono asse piccolina, ma non lo so. Prendete con le pinze questa cosa, questa informazione. Adesso vedremo di The Mod Passion col tempo, eccetera. Mi ha detto che aveva intenzione di farla, però non diciamo in tempi brevi. Ragazzi, io passo la palla a voi. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuta la mod, la presentazione e basta, fate i complimenti anche a voi, anche voi a The Mod Passion. E niente, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto, ciao, prossimo video. Ciao ciao!